La custodia è fatta proprio per i viaggi in aereo come bagaglio speciale, dopo che oggi all'udienza Francesco lo ha benedetto. Ecco il pastorale della misericordia fatto di scarti di lamiere provenienti da Kibera, la più grande baraccopoli africana, a Nairobi in Kenya. Da notare che 1,5 miliardi di uomini vive ancora oggi in posti del genere. Cristo forse, se oggi nascesse, nascerebbe in una di queste baracche. Questo è l'inizio del pensiero. E l'idea di accogliere l'Eucaristia una volta consacrata dentro in questo ostensorio significa portare Cristo nella sua casa, in sua culla. L'iniziativa è della Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti, presente oggi anche l'artista che ha lavorato la povera ferraglia raccolta apposta dai primi bambini di strada di Kibera accolti 11 anni fa in una casa dedicata a loro. Manipolarlo non era come manipolare una semplice lamiera, ma in realtà era come manipolare qualcosa che aveva veramente a che fare con la pelle, con il dolore, ed è stato molto emozionante. Ora chiunque può chiedere in prestito il pastorale ostensorio per una celebrazione. A tutti sarà fatto dono di un tabernacolo fatto dello stesso materiale. Il primo è l'arcivescovo di Barcellona. Da notare anche la punta da conficcare a terra se serve in ambienti poveri all'aperto. Altra benedizione papale è andata oggi a questa curiosa statua. È il cura Brocero, proclamato domenica primo santo argentino dal papa suo connazionale. L'umile prete che girava senza sosta per la pampa a dorso di mulo per non far mancare a nessuno il Vangelo e i sacramenti. Per i rumorosi e colorati pellegrini argentini presenti a San Pietro, la festa non è ancora finita.